Proclamo eletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ringrazio i Presidenti della Camera e del Senato per la loro comunicazione. La sospensione da lavoro che conseguiva alla mancata vaccinazione non avverrà più. Le persone, ad esempio, sopra i 50 anni non dovranno più avere il cosiddetto Green Pass rafforzato, ma sarà sufficiente per loro il Green Pass base. Il Green Pass è stato un grande successo. Andiamo, signori miei, prendiamo posizione, iniziamo questa bella puntata di Coprifuoco. Siete su Radio Roma Capitale come Riccardo Vallone e dall'altra parte non c'è nessuno perché oggi il Maurizio Politi, il dottor Politi, lo abbiamo lasciato a piedi, a piedi. A Roma si dice a piedi. A parte che per tutti i romani o per quella percentuale di romani che tifa oggi un casino perché c'è il mondo, c'è praticamente, sono tutti fuori ancora a festeggiare con le bandiere. Comunque non è questo l'argomento di questa puntata di Coprifuoco. Oggi in realtà volevo, l'avevo promesso ieri, volevo toccare un argomento un po' particolare. Non so se c'è qualcuno di voi che si ricorda le lire. Le lire, ve li ricordate le lire, no? Quelle belle, no? Allora stamattina ero qui fuori con uno dei nostri super tecnici, ma uno proprio bravo, bravo, Andrea, che è proprio un tecnico bravissimo, e mi apre il portafogli e mi tira fuori praticamente la lira. Cioè, mille lire mi tira fuori. Faccio no, le dico dammi assolutamente queste mille lire perché adesso devo fare una stories. E sembrava quasi fatta apposta perché per chi ha seguito il programma ieri l'avevo un po' preannunciata questa idea, mettiamola così. E allora oggi ci siamo divertiti a chiedere un po' a tutti, adesso lo faremo con gli ascoltatori di Radio Roma Capitale, di questo Coprifuoco, un po' se secondo voi si stava meglio quando si stava peggio, o meglio ancora, si stava meglio con le lire o si sta meglio adesso con l'euro. Uno dice vabbè, ma sono cose scontate, e invece non è così, perché ci sono molte persone che si trovano molto meglio adesso con l'euro a fare affari che prima con la lira. Che poi delle cose anche un po' imbarazzanti, perché ovviamente parlerò di questo e mi sono dato del vecchio da solo. Ho avuto persone che hanno risposto ancora non ero nato. Il brivido proprio qua. Quindi qualcuno di voi sicuramente non si ricorderà la situazione legata alla lira o legata al cambio euro. Se non erro 2000-2002 ci fu questo cambio. Comunque vabbè, questo sarà uno degli argomenti di questo coprifuoco. Poi volevo andare a dare un'occhiata alla situazione vaiolo, perché a questo monkeypox, vaiolo delle scimmie che sia, non si ferma, ragazzi, il vaiolo delle scimmie non si ferma. È stato diagnosticato un altro caso in Emilia Romagna, siamo arrivati a 7-8 qui in Italia, e altri altrettanti, ma anche un bel po' di più, fuori da questo bel paese. Torneremo a parlare anche del vaiolo e poi torneremo a parlare di un argomento che ultimamente è stato messo un po' in back, lasciato un po' alle spalle, ed è lo smart working, perché mi sono focalizzato su una ricerca che è stata condotta e l'hanno tirata fuori stamattina, l'hanno pubblicata un po' dappertutto, non so se vi è capitata sotto il naso, per quanto riguarda la percentuale di persone che sta iniziando a lavorare smart working, ossia quelle che lo facevano prima della pandemia, argomento che tutti conosciamo, ma soprattutto quelli che stanno continuando a fare lo smart working. E allora hanno lanciato un po' questo quesito, e io, curioso più che mai, peggio di una scimmia, peggio del monkeypox, l'ho praticamente tirata dentro a questo programma. Quindi la domanda sarà anche legata allo smart working, sul fatto di poter lavorare. Poi ve la spiego ovviamente più tardi. Detto questo, prepariamoci perché tra pochissimo partirà alla grande questo programma. Ringrazio come sempre ovviamente tutti gli amici che il giorno ci seguono anche in streaming attraverso l'applicazione di Radio Roma Capitale, ma quelli che si ascoltano il podcast, quelli che ci scrivono anche dopo, perché ci sono molte persone che ti mandano il messaggio in ritardo, ma ovviamente non tutti possono essere presenti alle 5 di pomeriggio, alle 17, orario radiofonico. Ci siamo? Possiamo tirare in ballo un po' di persone? Abbiamo anche un po' di ascoltatori oggi che hanno già lasciato la loro, quindi io ricordo un po' a tutti il numero della radio, che è il 393-793-9393. Signori, allora io direi che ci possiamo rimboccare le maniche, possiamo partire con questo coprifuoco e possiamo fare un po' di bordello, e io lo farei in questo momento. Mi raccomando, respirate, ragionate bene, prendete il telefono cellulare, perché i protagonisti di questa puntata, ma come di tutte le altre, siete sempre voi dall'altra parte. Andiamo, signori, abbiamo, diciamo, scelto il momento migliore per poter cominciare a iniziare questa puntata. Allora io direi che possiamo fermarci un secondo.
Rimanete là, torniamo tra pochissimo live su Radio Roma Capitale con Coprifuoco. Non hai le mani occupate? Allora manda un messaggio al 393-793-9393. Andiamo. Allora, vogliamo cominciare un po' a capire qui la persona, che non poi non sono io in realtà, le persone che stanno ascoltando in questo momento la radio e a questo numero così sexy, 393-793-9393, già stanno rispondendo ad alcuni messaggi. La prima domanda che vi faccio è proprio questa: si stava meglio con le lire o si sta meglio adesso? Cioè, meglio le lire o meglio l'euro? Abbiamo raccolto un paio di testimonianze anche qua con gli amici che ci sono venuti a trovare di Live Social a Radio Roma Capitale, e se la regia mi dà l'ok io farei ascoltare velocemente qualcosa. Sentiamo qua, andiamo regia, datemi voce. La vita era migliore quando ci stava la lira o l'euro, quando ci stava la lira. Per sostanzialmente, perché la lira era una moneta italiana, essendo sottoscritto estremamente nazionalista, potevamo regolare il mercato producendo meno moneta. Da quando l'uomo si è strutturato dal punto di vista sociale, la differenza tra uno Stato e un non Stato è nel battere moneta. Chi batte moneta decide il proprio destino, chi non batte moneta... Beh, oddio, mi sembra un po' esagerato, Fa il colonialista, magari degli americani. Però, ma cosa c'entra? Gli americani sono il dollaro, sì, con l'euro. Fantastici. Ma l'euro è doppia, di una banca doppia privata. Intervista, signori, sentite qua. L'euro è una moneta privata. È una moneta... Secondo me anche, cioè, era meglio quando c'era la lira. Io già li adoro. L'euro è una moneta, ma solo perché privata. Con 10.000 lire ti compri un sacco di cose, a mo' con 5 parte, euro ti compri niente. Quello dobbiamo ringraziare un politico famoso, Prodi, che però ha fatto il cambio a 1,927, perché il rapporto doveva essere 1 a 1, non 1 a 2. Comunque 1 a 1000, non 1 a 2000 quasi. Vabbè, però così. Però, cioè, la cosa è solo questa: l'euro è una moneta privata che viene prodotta e battuta da una banca privata e distribuita ai paesi ad un tasso irrisorio. Di questo, di fatto, rende l'Italia assolutamente non più uno Stato, ma una regione economico-finanziaria in una... Vabbè, solo a livello finanziario. In una struttura però, finanziaria qual è l'Europa. È sempre sovrana comunque. No, non è sovrana manco per niente. Vabbè. Fantastici, già li adoro. Allora, in realtà questa è un'estrapolazione di una chiacchierata che abbiamo fatto qui in esterna, ma lo sapete bene come è fatto Coprifuoco. Al di là degli amici che ci scrivono, ci sono anche i nostri amici che ci vengono a trovare alla social e ci lasciano le proprie testimonianze. Discorso di l'euro, una roba che diciamo che ha fatto innervosire, continua a fare innervosire un bel po' di persone, perché poi se vai a fare il rapporto non ci sei dentro, non ci sei dentro. Io mi ricordo, ero piccolino o quasi, cioè vabbè, ero comunque ancora fanciullo, mettiamola così, ma mi ricordo la paghetta, non so, i genitori danno la paghetta, ma mi ricordo la paghetta di mio padre, che comunque ci dava una buona paghetta, una signor paghetta, anzi aggiungerei. E quando è scattata sta roba dell'euro, ovviamente per chi prendeva la paghetta comunque all'inizio non veniva fatto subito questo cambio, no? Cioè, se ti davano magari, non so, 100.000 lire, allora eccolo là che ti davano 100 euro. Era conveniva un casino, cioè era una roba ero diventato ricco, cioè mi stavo comprando tutto. Poi mio papà si è reso conto che non era così che funzionava la situazione, quindi ha cominciato a dimezzare. E se ci pensate oggi, veramente, guarda, mi hanno dato veramente 1.000 lire in mano prima, e con 1.000 lire io adesso non è che voglio fare l'anziano di turno, ma veramente con 1.000 lire, cioè, ci compravi un po' di cose, no? Forse anche il panino, mi sembra, un buon panino, una roba di... Adesso un panino con 50 centesimi o 50 centesimi di pizza bianca. Io mi ricordo che 1.000 lire di pizza bianca la chiedevo 1.000 lire di pizza bianca. Non so se anche voi avete qualche ricordo analogo legato alla lira. 393-793-93-93. Sentiamo. Parlando della vita, se era meglio prima con la lira o adesso con l'euro? Beh, c'è un bel da dire, perché con la lira il tutto costava molto meno, e con l'euro si è raddoppiato tutto tranne gli stipendi. Brava. Quindi applauso, siamo rimasti con i salari della vecchia moneta, ma con gli aumenti della nuova. Quindi chi prendeva tanto prima oggi vive bene, fa una vita media bene. Chi prendeva poco con la lira oggi è morto di fame, tipo me. Quindi aiuto, abbasso l'euro. Signori, si mette
merita l'applauso. Questa donna si merita l'applauso. Si merita l'applauso. Ha detto una cosa super vera. Gli stipendi si sono, porca miseria, dimezzati. Gli stipendi sono andati praticamente a malora. Forse se dico dimezzati, forse esagero anche. Dovrei dire qualcosina di più. Nel senso, io non so il vostro rapporto, il cambio, quando c'è stato questo cambio, come avete, come è cambiato il vostro stipendio. Poi situazione salari, ne parliamo anche da giorni, no? Adesso questo switch credo che ha pesato a tasche, nelle tasche di molti italiani. E non solo, molte persone che hanno fatto e continuano a fare business in questo paese, no? A Roma, adesso in questa nostra bella città, però un po' dappertutto. E le cose sono veramente cambiate. Ma anche quando vai all'estero, ormai è veramente cambiato praticamente tutto. E però, legando la situazione allo stipendio, so cazzi, ragazzi, bisogna dire la verità. Legata la situazione allo stipendio fa veramente male, pesa veramente tanto. Pesa tanto perché da una parte è aumentato tutto, ma ne parliamo da giorni, e dall'altra parte non hai il cash ideale per poter pagare. Allora, io volevo anche farvi ascoltare il contributo del nostro dottor Politi, opinionista di questo coprifuoco, che oggi non è qui con noi, però magari lo facciamo ascoltare tra pochissimo. Intanto, per tutti quelli che in questo momento stanno ascoltando la radio, anche se volete in streaming, ovunque voi siate in questo istante, se volete dire la vostra, sparatela più che mai, scaricate l'app ufficiale. Se avete difficoltà a salvare il numero di telefono in questo momento, scaricate l'app, in alto a destra c'è il numero di WhatsApp e potete entrare in diretta live praticamente con me in qualsiasi momento, ovviamente sempre e per sempre. Questo è una promessa, quasi come fosse una promessa di matrimonio. Vi ricordo ancora a tutti che se vi siete persi le ultime puntate, andate su Spotify, su qualsiasi tipo di piattaforma digitale, e trovate il podcast delle puntate precedenti. Ci fermiamo qua, torniamo subito. Fermi, buoni, non vi muovete. Innanzitutto partiamo da un presupposto: come noi abbiamo gestito 20 anni fa, più di 20 anni fa, il cambio tra la lira e l'euro è stato oggettivamente assurdo. Non aver preteso una moneta cartacea per l'euro e per i 2 euro, visto che con la lira eravamo abituati alle monete cartacee di piccolo taglio, chiaramente ci ha danneggiato proprio in termini anche emotivi, di impatto nelle transazioni commerciali. E poi c'è stato sì un aumento generalizzato dei prezzi attuato da tantissimi commercianti senza alcun controllo, prezzi che poi si sono stabilizzati. Diciamo che poi non è che c'è qualcuno che ne ha ottenuto un vantaggio vero, perché essendo poi anche quella commerciale una catena, come dire, se il bar aumenta il prezzo ma l'ha aumentato anche quello che vende il caffè, è chiaro che poi è un cane che si morde la coda, il vantaggio diventa minimale. È ovvio però che ha eroso completamente, in maniera veramente rilevante, il potere d'acquisto delle famiglie, che si sono trovate magari, immagino, chi guadagnava i vecchi 2 milioni che a noi sembravano tantissimi, all'epoca io avevo meno di 20 anni, davvero, ragazzi. Ma era tanto quando dicevi 2 milioni, mio padre ne guadagnava, quando venne una volta a casa e ci disse guadagnava 2 milioni e mezzo, io e mio fratello pensavamo fosse ricco, che poi sono diventati la ricchezza più totale, 100 euro, che se li rapportiamo ad oggi addirittura veramente è uno stipendio in cui da solo non ci si mantiene. Se hai una famiglia non ne parliamo neanche. E il vero sbaglio è stato fatto all'inizio: non controllare la conversione dei prezzi, non prevedere delle monete cartacee da 1 e da 2 euro. Che stai facendo, buonissimo? Abituati noi italiani, le vecchie 1000 lire, o immaginiamo le 5000 lire, che sono poco più di 2 euro, di 2 euro e 50, avere 5000 euro, 5000 lire era tanto, le vecchie 10, adesso mentre parlo mi riaffiorano anche i ricordi, insomma, di qualche anno fa, e oggi con l'euro è completamente diverso, poteri d'acquisto erosi, la crisi chiaramente ha ulteriormente peggiorato questa situazione,
e non c'è luce. Cioè, la verità è che se noi non cogliamo realmente l'opportunità che ci offre il PNRR con tantissimi miliardi che arriveranno, e ricordiamo solo una piccola parte a fondo perduto, tanti andranno comunque in termini dilazionati, poveri soldi comunque rimborsati all'Unione Europea, noi rischiamo veramente di cogliere un'occasione che potrebbe essere l'ultima per ritornare a correre come paese. Grazie al nostro Maurizio Politi, il dottor Politi, grazie ovviamente per il messaggio e il contributo. Beh, il discorso è legato al fattore che quando uno diceva prendo 2 milioni al mese, non mi viene quasi più, prendo 2 milioni al mese, 2 milioni e 5, 2 milioni e 6, sono cifre enormi, Andiamo, signori, andiamo, torniamo live in diretta in questo momento, siete su Radio Roma Capitale, spingiamo con questo coprifuoco, diamo un po' fastidio a qualcuno, ma occhio, perché mi si è aperto in questo momento una roba, non so come descriverla, non so se incazzarmi oppure no, forse sì. Vi leggo solo questo titolo, è nuovo, occhio, appena arrivato. Le confezioni con meno prodotto al supermercato ma allo stesso prezzo. Silenzio. O quelle con lo stesso prezzo e che poi invece il ribasso del prezzo che invece poi praticamente era quasi inferiore. Quanti di voi tirano sulle targhette quando vanno a fare spesa, si mettono là sotto quando vedono offerta, no? Tirano sulla targhetta per vedere se realmente esiste l'offerta o solo una presa per il culo. Tanti lo fanno, signori. Lo fanno in tanti, lo fanno. Lo so. Vabbè, allora, ce l'abbiamo qualche altra cosa? Vogliamo passarla dopo? Va bene, vediamo un attimino. Allora, facciamo così. Tra un po' ce ne andiamo in pubblicità. Poi, piccola sorpresa, perché l'avevo un po' preannunciato ieri. Ripartirà anche la stagione estiva, per quanto mi riguarda, a Roma, ma in tutta Italia, anche un po' all'estero. Quindi, la summer season. Quindi, se qualcuno di voi poi dall'altra parte anche voglia di godersi di una buona serata, raga, i miei social li seguite tutti quanti. Quindi, avete poi modo di vedere dove sarò anche quest'estate per la maggior parte delle mie date, quindi dove sarò resident, mettiamola così. Tutto questo però lo scopriremo tra pochissimo, anche se ieri ho già un po' l'ho spoilerato, quindi avrò un amico al telefono su Radio Roma Capitale, Andrea Miraglia, quindi tra pochissimo sarà tutto live insieme ai nostri amici. Detto questo, occhio, perché daremo sempre a tutti la possibilità di poter chiacchierare, e in questa nostra seconda parte ci sposteremo sul discorso smart working. Ovviamente poi andremo ad analizzare anche questo titolo delle confezioni con meno prodotto, ma questo probabilmente lo faremo meglio domani, adesso dobbiamo vedere se abbiamo tempo per poterlo fare magari in questo momento, cercheremo di capirlo nel miglior modo possibile. Vabbè, detto ciò, ce ne andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo live su Radio Roma Capitale, rimanete con me, fermi tutti. Lo conoscevo tramite radio, effettivamente, evidentemente la radio fa un altro effetto, le persone un'altra cosa, me ne sono accorta troppo tardi, ormai questo è. Siamo arrivati a un punto di follia. È intollerabile che uno sia diffidente, impaurito di una cosa che non fa nulla. Davanti a uno che non può trasmetterlo perché è vaccinato, altrimenti il vaccino non conta nulla. Davanti a uno che ha avuto il Covid, quindi è uscito con gli anticorpi. Che cazzo porti la mascherina? Perché la porti? Contro chi la porti? Andiamo, signori, torniamo live. Ah, quanto mi piace cominciare a respirare l'odore e il profumo dell'estate, no? La summer season, quando uno comincia un po' a spingere, comincia a farsi le serate, a fare gli show, a uscire, a vedere le persone sotto palco. Ma non vedete l'ora di andare a respirare proprio l'aria del mare, raga? Cioè, se quando hai proprio voglia di godere di una grande notte. Allora io ho approfittato perché ovviamente il programma è mio, quindi faccio come voglio. Ho approfittato e dall'altra parte, signori, ho Andrea Miraglia. Ciao Andrea, come stai? Ciao Riccardo, tutto bene, grazie, tu? Alla grande. Allora, perché Andrea Miraglia dall'altra parte? Perché quest'anno abbiamo deciso di collaborare alla grande e, per quanto mi riguarda, ovviamente per i miei show, per le mie serate, partirò da questo sabato, quindi praticamente fra un paio di giorni, il 28, mi troverete allo Schilling ad Ostia, locale meraviglioso che conoscete praticamente tutti, grande storico di questo locale. Io devo dire che ho girato, Andre, veramente molto, poi abbiamo trovato questo grande accordo, ma proprio perché a me piacciono i bei posti, mi piacciono i posti che hanno quell'area internazionale, comunque lo Schilling con il ristorante, la parte degli eventi, veramente è tanta roba, perdonami se dico sta roba, ma è veramente tanta roba, Andre. Sì, condivido con te Riccardo, io ormai sono 4 anni che sono lì, è una struttura veramente insomma insolita, tutto titolare razziale
sicuramente è la tra le già attrezzate, poi se è la più bella questo lo giudicheranno insomma i nostri visitatori, per noi lo è sicuramente. Assolutamente, poi la cosa bella, ecco perché ti dicevo, no, essendo un po' abituato a una situazione grande, diversa, estero che sia, racchiude tutto, cioè se io voglio andare a cena, vado lì, mi faccio una bella cena, mi rilasso ed altro, bevo qualcosa, guarda, poi mi sposto al locale, no? Shilling, sì, il bello dello Shilling è che è un beach club, che ha un vero e proprio villaggio all'interno. Questo villaggio è costituito chiaramente da più punti, ha tre punti bar, ha un ristorante sia al chiuso che all'aperto proprio in riva al mare, quindi molto bello, con più di 500 posti, scusatemi. Ha un'area da riservare per gli eventi privati, quindi non so, compleanni, feste. Ha uno stile molto etnico, tant'è che Shilling deriva da scellino, che è la moneta keniota. Scusa un secondo, quindi, regia, applauso, perché stile, applauso perché stile. Abbiamo anche tanta arte dall'altra parte, anche applauso, grazie regia, grazie. Sì, vai. Uno stile tipo del uno stile tipico del Kenya. E poi insomma c'è la nostra parte eventi, questi eventi con questa zona completamente bianca, con tutti i divani bianchi, proprio una terrazza che si affaccia sul mare, quindi abbiamo l'acqua che corre sotto. Quella è una cosa meravigliosa. C'è una cosa meravigliosa. Io quando mi sono venuto a trovare ho postato delle stories. È veramente meravigliosa, perché le persone poi se ne sono accorte. Sei proprio affacciato al mare. È una cosa. Sai quando senti l'estate? Per me se non c'è il mare. Sì, no, ma soprattutto è un ambiente che proprio per la sua particolarità, per il suo stile un po' keniota, molte palme, tutto bianco, molto, molto legno, molto curato, tutto pulitissimo, sembra veramente di stare in un posto internazionale, di trovarsi all'estero. Quando assolutamente lì, sì, magicamente stacchi la spina e dici cavolo, non c'ero mai venuto, non sapevo che c'era un posto così bello sul nostro litorale, veramente vale la pena visitarlo, anche perché poi gli eventi sono divertentissimi. Parliamo un po' degli eventi, perché ci sarai tu. Parliamo un po' degli eventi, perché sabato io sarò lì. Line up di sabato? La line up, noi iniziamo dalle 22:30, a seconda anche del ristorante, perché ci teniamo a non disturbarlo, quindi tutti coloro che vorranno cenare prima non saranno voi disturbati dalla musica del nostro super evento. E avremo due DJ in console, sono molto famosi dalle nostre parti, si tratta di Mickey Johnson e Federico Bolletta, chiaramente tutto coordinato dalla regia, dalla tua voce. Sarà un evento aperto dai ventenni ai quarantenni, quindi insomma una fascia d'età molto ampia, soprattutto perché la nostra pedana ospita oltre 1000 persone, possono sedere comodamente più di 500 persone. Però abbiamo una capienza massima di 2500, ma chiaramente per non creare poi troppa calca, insomma per stare comunque bene, ci fermeremo intorno alle 1000-1200 persone circa. E abbiamo anche un format di nome Temptation, quindi riserveremo una zona molto vasta dove metteremo un bracciale ai nostri single, tutti coloro che ci verranno a trovare, tutti i giovani verranno a trovarci. Quindi devo rimanere single anch'io. Quindi devo rimanere single. E te lo consiglio, almeno per il sabato, Riccardo. Meraviglioso. Allora siamo pronti per quanto riguarda quindi le serate, ma già da adesso troveranno le serate gli amici se vi vengono a trovare, Andrea? Assolutamente sì, noi siamo aperti dal mercoledì alla domenica in orario notturno, quindi 22:00-2:00 di notte circa. Sì. E potremmo stare aperti fino alle ore 3, ma ricordiamo a tutti che la somministrazione di alcol è consentita fino alle ore 2, questo mi raccomando. Bravo. Mentre la domenica il party inizia dalle 18, è un 18:24, è una situazione domenicale dove non si fa troppo tardi, perché poi domani si lavora, ci si gode un po' il mare, ci si gode il tramonto, però diciamo che la nostra tela di punta sicuramente sarà il sabato sera. Chiaramente musica internazionale, quindi di vario tipo, passeremo dalla musica dance commerciale, anche un po' di latina reggaeton, anche della rap d'ultima generazione, tutto suddiviso su degli orari ben precisi. Il locale è completamente attrezzato, c'è tanta sicurezza, è veramente un ambiente sicuro, bello, divertente. L'ingresso non ha un costo, quindi voglio dire, questo non è da poco. Fermo, ecco perché poi quando io dico roba internazionale, fermati un secondo, l'ingresso non ha costo?
No, chiaramente ci teniamo ad avere un pubblico carino e galante, come è consueto dalle nostre parti, quindi ci sarà comunque, la direzione si riserva un minimo di selezione alla porta per evitare che insomma persone che possano essere più che altro sotto un profilo psicofisico alterato, chiaramente dobbiamo tutelare. Parliamo ovviamente di persone benessere del party, certo, fatto, parliamo ovviamente di quali persone... potenziali disturbatori, chiaramente diciamo che già ma vengono magari un po', capito, alterati sia dall'alcol e non da altro, mettiamola così, quindi ovvio, esatto, che c'è che questo possono accadere insomma di sabato ovunque, nel mondo della notte, però è assolutamente, l'ingresso non si paga, è sufficiente, non abbiamo liste, quindi non bisogna prenotare, è necessario presentarsi all'ingresso e niente, piano piano faremo defluire. È possibile anche prenotare un tavolo senza la necessità poi di essere costretti a depositare un certo budget per divertirsi durante la serata. C'è una pagina che si chiama Shilling Eventi su Instagram, shilling.eventi, per la quale ci potete contattare per prenotare e riservare il vostro tavolo, affinché potete più comodamente arrivare in un certo orario, perché chiaramente io nel tavolo gli consiglio di arrivare abbastanza presto, perché poi quando raggiungiamo la capienza massima non sarà più possibile. Se ieri mi hai... che sei all'interno, dimmi. Andrea Miraglia dall'altra parte, lo state sentendo come bello carico, adrenalinico, per questa grande stagione che è iniziata. Ma per quanto mi riguarda, ovviamente sabato sera, quindi sabato 28, mi troverete lì insieme alla grande line up dello Shilling, insieme a Andrea Miraglia, a San Salone, saremo tutti pronti per poter ovviamente aprire questo sabato e dargli veramente un nome, un nome. Poi certo, poi come ben sa, e su questo ne sarai protagonista, oltre che partecipe, chiaramente avremo poi una variazione artistica di diverso tipo, no? Abbiamo un palco che ci consente poi di creare delle esibizioni di vario tipo, di giocare un po' con gli effetti, con la musica, con le luci, quindi la teatralità fa parte del... Di mettere un pianoforte digitale là sopra, capito? Fare roba che fa impazzire, e io sono contento. Veramente lo Shilling sarà un'esperienza, il Sabotage Feeling sarà un'esperienza, non solo una semplice serata. Quindi mi raccomando, tutti carichi, tutti ben vestiti e pronti a divertirsi. Insomma. Grazie Andrea Miraglia, noi ci vediamo sabato sera e con tutti quanti l'appuntamento è sabato 28, almeno per quanto mi riguarda, ovviamente potete andare quando volete, però lo sapete che sono geloso dei miei ascoltatori. Sabato sera ci si vede là, sotto palco. Andrea Miraglia, grazie di tutto, un abbraccio. Grande. Signori miei, torniamo tra pochissimo live su Radio Roma Capitale con questo coprifuoco. Non hai le mani occupate? Allora manda un messaggio al 393 793 93 93. Torniamo live, veloci più che mai, signori, occhio, perché adesso mi voglio lanciare sulla situazione dello smart working. Perché? Perché stanno cominciando a far traperare queste informazioni per quanto riguarda i dati. Cioè, praticamente le aziende, andiamo molto veloci per cercare di toccare nel miglior modo possibile questo argomento. Molte aziende ad oggi stanno pensando ancora di più all'utilizzo di questo smart working, che per farvi capire, prima della pandemia 1,5 milioni di persone, la roba del genere, faceva smart working. Durante ovviamente lockdown 9 milioni di persone si sono buttate sullo smart working, dopo alla riapertura è calato nuovamente verso i 5 milioni, poi dopo in questo momento è risalito verso quasi 7 milioni. Allora, per farvi capire, queste sono ovviamente medie, ma molte aziende stanno cercando di far lavorare un bel po' di dipendenti smart working. Ora, diciamo che il motivo è molto semplice e comune a tutti, no? Ne parliamo poi spesso anche in coprifuoco, aumento di prezzi, salari che purtroppo all'ultimo non riescono proprio a soddisfare la vita quotidiana di una persona che magari vive in questo paese, e sono giorni che stiamo trattando anche questo argomento. Quindi molte aziende stanno spingendo e ovviamente i propri dipendenti a lavorare in smart working, o viceversa, molti dipendenti stanno cercando la soluzione contrattuale per lavorare in smart working. Ne parliamo tra pochissimo su Coprifuoco. Comunque, se siete avanti, un ma bene. Secondo i francesi, sì, noi siamo terzo mondo. Ma no, perché no, la nostra amministrazione paga in perline e non ci dico. perché siamo il terzo mondo. Ma allora scusi, eh.
Ma con Bugo non vi siete mai più... Se lui è scappato dal palco non è più tornato. Infatti penso, siccome questa era l'ultima cosa successa prima della pandemia, se Bugo ritorna, la pandemia ci sembrerà un brutto incubo. Pandemia non pandemia, va proprio a fagiolo, come si dice a Roma. Allora, Smart Working, la domanda è per sempre: chi ci guadagna e chi ci perde? Abbiamo chiesto anche agli amici di Live Social, poi capiremo un po' le loro risposte. Lo chiediamo anche a voi che in questo momento state seguendo la radio. 393 793 93 93. Avanti, avanti. Bravi, l'applauso ci sta su. Allora, i dati sono questi. Io ve l'ho un po' preannunciati, ve l'ho lanciati prima di andare in pubblicità. Si prospetta un futuro con circa 6,2 milioni di lavoratori in smart working. Ovviamente chi andrà in smart working, almeno Confesercenti stima che le persone che andranno in smart working saranno sicuramente quelle che lavoreranno nella pubblica amministrazione, nei servizi, no? E probabilmente cancellerebbe per le strade italiane e nazionali circa 4,9 milioni di passeggeri di mezzi privati o pubblici al giorno. Ovviamente i benefici ci potrebbero essere, perché ovviamente togli le autovetture, la benzina, togli un bel po' di cose. Ma come abbiamo già visto, il problema è che poi ci sono molte attività che campano. Per esempio, guardate i bar, guardate i ristoranti, guardate le piccole aziende che campano, dove ci sono quelle zone fatte solo esclusivamente d'ufficio. E come campano? Campano e hanno campato in lockdown, hanno campato con i delivery. Delivery che sia. E poi c'è una cosa, apro parentesi, chiudo parentesi. C'è un mio amico che ha Glovo. Io adesso non è che voglio sparare su Glovo, ma 100 euro al mese si prende Glovo per il 30% su ogni ordine. Una roba. Dovremmo pensare ad aprire anche noi una roba del genere. Comunque, vabbè. Allora, considerate che hanno cercato di stirare, di fare un'analisi su quello che poteva essere il dato, no? Quindi va meglio, va peggio. E ovviamente il problema è che, per quanto riguarda il discorso di casa, ovvio che aumenterebbe anche tutto, perché ad oggi, raga, fa quasi più comodo andare a lavorare e utilizzare la corrente del lavoro che quella di casa, perché ovviamente siamo messi in una situazione un po' preoccupante. Considerate adesso, se andiamo, no, siamo in estate, quindi aria condizionata accesa, in inverno ovviamente termosifoni accesi, e in queste strutture pesa, la situazione pesa. Quindi ovvio che sono dati che potrebbero un po' sconvolgere, e sinceramente gli esperti dicono che non siamo nemmeno pronti a questo grande cambiamento. Ne parliamo tra poco, perché vi faccio ascoltare al rientro anche le testimonianze di un po' di ascoltatori della radio. Rimanete là. Allora, riguardo lo smart working, come prima cosa potrei dire che purtroppo non ho avuto questo vantaggio in periodo Covid, perché sono stata forse tra i pochi a farmi comunque i miei bei 40 km e andare al lavoro, perché nella mia azienda 40. C'era chi era smart working, ma c'era bisogno di chi gestisse fisicamente il tutto, ed è stato un periodo stranissimo, perché per strada c'ero solo io. Però posso dall'altra parte capire che per chi ha per esempio una famiglia, poter stare a casa e gestire i figli, anche se ovviamente il lavoro impegna, ma quantomeno c'è la presenza fisica a casa, può essere utile. Brava. Per me che non ho una famiglia, diciamo che andare sul posto di lavoro forse mi dà anche una sorta di routine, che alla fine non ho perso. Molti hanno perso questa routine e non uscivano più dal pigiama tutta la giornata, e forse questa cosa li ha turbati. Infatti poi parliamo di long covid, parliamo di tutto quello che ha creato il dover stare chiusi in casa. Quindi secondo me potremmo valutare di fare lo smart working o su necessità del personale, cioè di chi necessita di stare a casa per varie motivazioni, di chi magari deve fare tantissima strada e risparmierebbe qualche giornata e qualche ora in più lavorando alcuni giorni a casa. Poi magari ci sono anche lavori che ne giovano totalmente perché non hanno bisogno della presenza fisica, quindi a quel punto direi perché no. Lavorare per esempio in riva al mare, se l'azienda lo permette, a me piacerebbe. Magari applauso, per lavori in cui essere rilassati è utile, lavori artistici, potrebbe anche essere un vantaggio. Nel mio caso no, perché oltre a dover stare lì e avere la mia documentazione sotto gli occhi, fisicamente c'era bisogno di me per i miei colleghi, quindi non l'ho vissuto e immagino i vantaggi, ma non li ho potuti provare, tutto qui. E più che altro, ripeto, penso che sia vantaggioso per chi ha dei figli, tutto qui.
Allora, per chi ha dei figli, probabilmente sì, nel senso che comunque ci si può organizzare meglio anche a casa, no? Magari lavori due giorni, te li fai due giorni in smart working, tre giorni in smart working, gli altri vai in ufficio. Livellare la cosa, io direi not bad. Cioè, secondo me una buona soluzione si potrebbe trovare. Lo smart working potrebbe essere una buona soluzione. Certo, va gestita veramente molto bene, perché sennò altrimenti qui si rischia il collasso. Abbiamo un'altra voce? Sentiamo un po'. Sentiamo smart working. Allora, partendo dal presupposto che non lo conosco, nel senso che essendo un libero professionista non so proprio cosa sia lo smart working, però posso citare un paio di episodi che mi sono capitati e di persone che conosco che sono in smart working, e in questi due episodi che vi cito c'è la risposta. Reparto autisti, credo, del comune di Roma, smart working. Adesso io mi chiedo, come si fa a fare l'autista e stare smart working? Vabbè, ma non l'autista, oppure l'autista non può farlo, no? Servizi, parlo servizi di sicurezza dello Stato, e come si va a fare lo smart working quando hanno tutte delle linee protette? Vuol dire stare a casa, prendere lo stipendio, non guidare, non tutelare lo Stato. E chi ci rimette? Ci rimette il commerciante, ci rimette il pizzaiolo, ci rimette quello che ti vende il caffè, si ferma l'economia. E secondo me è un modo per far lavorare ancora meno i dipendenti pubblici. Non so se si poteva dire, ma io l'ho detto uguale. A coprifuoco si può dire tutto. No, vabbè, ma in realtà è ovvio che l'autista non può fare lo smart working, che non è che guida tipo telecomando da casa. Lo smart working è pensato per le persone, come dicevo prima, per il discorso dedicato magari agli uffici pubblici, e si può fare, perché magari chi lavora a scuola, chi lavora nell'amministrazione, è comunque lavori lo stesso a casa, anche se sono state chiarite anche un bel po' di cose, perché quando scoppiò la situazione pandemica, ve lo ricordate bene, chi hanno lanciato nel mondo dello smart working lo hanno anche linciato. Cioè, io ho amici che non smettevano mai di lavorare, le pause si erano incastrate, alle 8 di sera riunioni, un bordello. Chi ha vissuto questo momento lo sa, ovvio che alcune categorie non possono permettersi di poter fare smart working, è ovvio. Allora, secondo me lo smart working in realtà è una realtà che per dei lavoratori di società o di aziende è ottima, nel senso che si risparmia un sacco di tempo, tempo che viene investito anche in altre cose, uno può lavorare anche in mezzo alla montagna, basta avere un wifi, quindi secondo me il livello di vita di una persona che fa smart working rispetto a quello che deve andare tutti i giorni, specialmente a Roma, in ufficio per fare una cosa che può fare tranquillamente a casa, aumenta. Quindi ben venga. Ci può stare. Parlando di smart working, io la vedo più come una cazzata, perché secondo me la gente lavora molto di meno di quello che dovrebbe lavorare in ufficio. Perché in ufficio, diciamo, ci sei più, c'è il titolare, tutto quanto. Quindi magari da casa uno svaga di più, esce, se fuma la sigaretta, se mangia qualcosa. Farebbe molto di meno di quello che potrebbe fare in ufficio. Allora, guarda che questo, lo dicevo prima, non è sempre così, perché spesso e volentieri uno dice vabbè, sto a casa. Ovvio che purtroppo c'è sempre quello che sta a casa, fa finta di lavorare, ma poi i dati si vedono, cioè non è che si perdono anche i lavori, ci sono anche i contratti in smart working che prevedono ovviamente dei controlli, né? Non è che poi uno può proprio fare come vuole. Abbiamo l'ultimo, ce l'abbiamo, regia? Allora, per quanto riguarda lo smart working, io penso che sia tornato utile solo ed esclusivamente a chi non gli andava mai e non gli va mai di fare un cazzo negli uffici, quindi gli enti privati. Abolire lo smart working vuol dire tornare a lavorare, a far funzionare tanti sistemi che oggi sono andati giù, tipo le ASL, non si può prendere più un appuntamento. Nelle poste non vai se non prendi l'appuntamento, perché stanno tutti smart working, quindi quello che non funzionava al 70% prima oggi non funziona più al 100%. Potrebbe quasi essere, cioè, è un po' quello che stavo dicendo prima, sì, alcune dipende sempre chi è dall'altra parte. Uno dice, sai, perché spesso e volentieri noi abbiamo questa cosa del mito del checco zalone, no? Adesso mi avete capito tutti, il posto fisso, il fatto che magari chi lavora alle poste, chi lavora in questi uffici pubblici, no, se la spassa un pochino. Dovremmo avere un po' di testimonianze sotto questo punto di vista, ma poi il lavoro però
lo ripeto, in smart working il lavoro ci deve essere, cioè non è che poi uno dice vabbè, non lo si fa. Io quello che dico è che spesso e volentieri potrebbe aiutare un po' di famiglie, potrebbe a volte aiutare anche le aziende, perché magari si possono chiudere anche dei buoni contratti, dei buoni rapporti di lavoro, questo bisogna anche dirlo. Certo, ovvio che a mio giudizio, almeno come sono fatto io, può essere utile, ma almeno 2-3 volte ci devi stare in ufficio. Uno, perché il controllo è sempre controllo, no? Quando si dice no, il gatto non c'è, i topi ballano, questa è una cosa che la conoscono un po' tutti. Però devo dire la verità, in tanti lavori, ecco perché poi uno dovrebbe un po' centellinare la cosa, ma in molti lavori è davvero utile. In molti lavori non serve per niente andare sul posto, è meglio anzi lavorare anche da casa, e si guarda la produttività, quindi il fatto di poter capire realmente se poi dall'altra parte c'è una persona che fondamentalmente sta lavorando davvero, e poi alla fine lo capisci, non è che non lo capisci. Vabbè ragazzi, allora io vi devo salutare, ve lo devo dire così per farvi capire. L'appuntamento come torna domani, però lo sappiamo, 17 su Radio Roma Capitale. Entro domani mattina troverete già il podcast, o anche pubblicato stasera, vedremo un attimino per quanto riguarda questa puntata, se siete arrivati ovviamente all'ultimo. Però se volete ascoltare Coprifuoco non vi preoccupate, perché da mesi a questa parte trovate tutto sulle nostre piattaforme digitali. Andate su Spotify, cercate Riccardo Vallone, Coprifuoco, Rush MC che sia, e seguite i social. Io vi saluto. Allora come facci a fare la spesa? Ma che senso ha questo Coprifuoco? Vi rendete conto che cosa significhi per la popolazione? Certo, non esce nessuno, così non si tentano attentati. Ah, a cosa? Lei non può uscire. E cosa c'entro io? C'è il Coprifuoco. Ma io sono il podestà. Lei segue la sorte degli altri e si mette a bere in testa che il permesso di circolazione non glielo do. Me ne frego! Io vado alla chiesa e farò come una tuzza necessaria per il quartier generale. E allora c'è che si trova? Vado da Hitler e me lo saluti. Senz'altro! Senz'altro! Lo vedo